Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick. Quest'oggi parliamo di IOTS, quella che potrebbe essere una vera e propria gemma, ma un investimento altamente rischioso. Quindi siete avvisati, come al solito non diamo consigli finanziari, ma cerchiamo di portarvi i progetti appena usciti prima che diventino enormi. E quindi eccoci qua a parlare di IOTS, ma tutto questo dopo la sigla. Ok, rieccoci a noi, ecco qua IOTS. Cos'è IOTS? Avete presente Theta, YouTube, Library, ThreeSpeak e piattaforme del genere? Appunto, ecco IOTS. Il principio è esattamente lo stesso di YouTube, diciamo, ma naturalmente basato sulle cripto. Per ora è possibile solo esplorare l'IOTS Tube. In futuro sarà possibile sottoscrivere a dei videoservizi che ti permetteranno di vedere i tuoi show favoriti e anche film ed essere retribuiti nell'IOTS Wallet. Ma questo è coming soon, quindi arriverà a breve, ma dopo vedremo la mappa. Altra cosa che arriverà a breve e dovrebbe essere devastante è l'IOTS TV, quindi per le live. Ma colleghiamoci ad IOTS Tube perché è già attivo, è già vivo, ecco qua. Verrete retribuiti per guardare i video, ebbene sì, dopo vedremo come. Guardando le pubblicità, al contrario di YouTube, potrete essere retribuiti, quindi non affatto male, già vi dovete sorbire tutte quelle belle pubblicità su YouTube, almeno qua vi pagano. E naturalmente anche i content creator verranno retribuiti per condividere i propri contenuti sul sito. Ecco che dunque andiamo a fare il sign up, quindi ad iscriverci alla piattaforma, e poi vedremo il suo funzionamento. Ma ora andiamo a dare uno sguardo al prezzo di IOTS, che attualmente è di $2.48. Io sto registrando di sabato, il giorno prima di Pasqua, quindi il 3 aprile 2021, e ve ne parliamo appunto perché, come vedete qua, non c'è neanche il grafico. È uscito ieri, quindi è freschissimo. Se cercate su CoinGecko non lo troverete assolutamente, e per acquistarlo attualmente si trova soltanto su Uniswap, OX Protocol, PancakeSwap e Oneinch, ma anche su Biloxi. Naturalmente noi vi segnaliamo progetti sui quali investiamo e questo è uno di quelli. Personalmente l'ho preso su PancakeSwap per ovviare al problema delle fees. Se usate l'indirizzo Ethereum, eccolo qua, basterà copiarlo perché non troverete il token nella lista PancakeSwap, dovrete inserirlo manualmente. Se volete farlo tramite Binance Smart Chain, dovrete andare qui su More e copiare appunto l'indirizzo Binance Smart Chain. Naturalmente non sono consigli finanziari, non vi stiamo dicendo di investire in IOTS, anche perché potrebbe essere tranquillamente un buco nell'acqua, ma magari no. Se raggiungesse i livelli di Theta, chissà quanto potrebbe valere in futuro. Ma queste sono soltanto supposizioni, ragazzi. Fate le vostre ricerche, fate le vostre valutazioni, trovatevi una strategia di investimento e poi vedete il da farsi. Noi ve la segnaliamo, poi naturalmente sta a voi premere il grilletto. In caso andasse bene, siete degli eroi voi, perché avete schiacciato il tasto compra. Così come se andasse male, in quel caso non siete degli eroi perché avete schiacciato il tasto compra. Quindi è tutto nelle vostre mani. Spesso ci chiedete consigli se entrare o meno in un progetto, ma in realtà sta a voi decidere se entrare o meno, se è troppo tardi. Noi possiamo darvi dei consigli su come muovervi. Poi la palla passa a voi. Comunque grazie a tutti per il sostegno che ci avete dato finora e che continuate a darci. Siete degli eroi grandissimi. Ed ecco che ora andiamo a vedere la total supply, che sarà di 1 miliardo di token. Durante la vendita pubblica sono stati raccolti $255.000, durante quella privata più di $1 milione. Il market cap iniziale è di $600.000 e la circolazione iniziale di token è di 40.250.000 IOTS. Poi prosegue con l'allocazione dei tokens e le sue percentuali. Vengono specificati i prezzi delle vendite pubbliche e private. Immaginate che il token all'inizio, quando è stato comprato in pre-sale, è stato acquistato dagli utenti per 0.015 centesimi, quindi hanno già fatto un bel profitto, direi.
e poi proseguono con altri dati che, se volete approfondire, naturalmente troverete nei link in descrizione. Ed eccoci qua, iscritti ad IOTS, semplicissimo, dovete mettere nome, cognome, mail, una password che dovrete ripetere nuovamente, dopodiché risolvere un CHAPTA. Vi verrà inviato un codice via mail, che ho visto che non è molto reattivo, l'ho fatto rinviare e dopodiché me ne sono arrivati due e uno dei due era quello buono. E quindi eccoci qua. Vedete che è molto semplice l'interfaccia, ci sono due lingue, il cinese e l'inglese. Potrete uploadare video schiacciando qui. Potete anche promuoverli, immagino spendendo dei soldi, esatto, advertising, degli IOTS per la precisione. Per uploadare video ci mette un po'. Ebbene sì. Eccoci qua ad uploadare un video. A quanto pare ho fatto alcune ricerche, ci mette un po' prima di visualizzarlo sulla vostra pagina e poi successivamente potrete scrivere titolo, descrizione, eccetera. Questo richiederà alcune ore, quindi dovrete pazientare. Sapete com'è nel mondo delle cripto, spesso i progetti come questo, appunto, sono veramente primordiali, chiamiamoli così, e quindi bisogna avere molta pazienza. Ma torniamo a uno dei punti cruciali, che penso sia uno di quelli che vi interessi anche di più: come guadagnare con IOTS. Ecco qua, clicchiamo su un video, andiamo a togliere l'audio per non disturbare il tutto. Come vedete qua sotto ci sono delle lineette e questi sono gli ads, quindi gli advertising. Adesso vi farà vedere una pubblicità, non è molto reattivo, ci mette un po', appunto, prima, è un po' macchinoso, no? Come spesso capita in queste piattaforme. Eccoci qua a guardare una pubblicità e, come state vedendo qua, aggiornamento in tempo reale su quanti IOTS state guadagnando e sono già stati addati qua sotto. Quindi devastante, devastante, una cosa che non ho mai visto in tempo reale, fighissimo. Adesso poi gira la rotellina, a me non funziona, magari è la mia connessione, non lo so. Fatto sta che comunque si guadagna realmente su questo IOTS e ho già qualche IOTS guadagnato. Ecco invece che vengo smentito, perché ho caricato il video, come vi ho fatto vedere, sono passati pochissimi minuti e invece è già caricato sulla piattaforma. Quindi bellissimo, tra l'altro ho messo il mio nome e cognome, non avrei dovuto assolutamente farlo. Infatti adesso l'ho cambiato per Hard Rock Crypto, che direi che è molto molto meglio. Ecco qui che potete, appunto, copiare e incollare. È stato velocissimo, ci ha messo un paio di minuti. Si vede che nei giorni scorsi, quando mi ero informato io, era abbastanza impallato. Nel nostro caso, dunque, non ci resterà che copiare e incollare tutte le informazioni, descrizioni, titolo, eccetera, da YouTube. Scegliere una categoria, caricare una copertina e scegliere la visibilità, quindi renderlo pubblico. Poi clicchiamo su Update e dovrebbe essere fatto. E infatti è apparsa una scritta verde qui in fondo, ve la faccio rivedere un attimo. Eccola qua. Pubblicato dunque. Ecco qua che abbiamo abbellito un po' il profilo. Non è reattivissimo, c'è qualche bug, continua a caricare appunto la descrizione, il background non me li prende, però sono piccoli dettagli naturalmente. Per aver preso un progetto così all'inizio è tutto normalissimo. Intanto è arrivata anche la vecchia Blacky a salutare. Saluta Blacky, grandissima. Eccoci qua, continuiamo. È possibile, così come con Theta, condividere la propria banda e quindi essere remunerati per questo. Se vi interessa, andate qua sotto, potete scaricare il nodo per Windows, Mac e Linux e contribuire al network decidendo quanta banda in eccesso, quindi quella che non utilizzate, dare al network IOTS e verrete appunto retribuiti per questo. Andiamo poi a vedere questa mappa, che dovrebbe essere in tempo reale, dei nodi, ce ne sono attualmente 11.437, la maggior parte naturalmente sono in Europa e negli Stati Uniti, ma vedo anche in altre parti del mondo. Qui vengono spiegate le tipologie di problemi tradizionali legati alle piattaforme centralizzate, perché il loro obiettivo è come quello di Theta: praticamente, dando questa banda in eccesso, voi contribuite a far funzionare molto meglio il network. Adesso, appunto, è ancora allo stato brado, come avete visto, non è reattivissimo nei video, non è il massimo della vita ancora, però ci stanno lavorando, nonostante stiano lavorando da 2 anni a questa piattaforma. Comunque il dominio non è nato ieri, è attivo già da 2 anni e hanno deciso solamente di uscire allo scoperto, diciamo così, proprio adesso.
in piena bull run, e che potrebbe non essere affatto male. Come già detto, appunto, potrebbe essere una piccola gemma. Quindi qui vi spiega problematiche e soluzioni con questi schemi, vi spiega inoltre che usa il network peer-to-peer, ci sono nodi illimitati, sarà possibile per gli sviluppatori creare delle dApps e operare direttamente su questa piattaforma. Ecco qua spiegati i benefit di IOTS CDN, che ambisce ad essere un'ottima piattaforma streaming e ricompensare i propri utenti con la propria moneta. Ecco poi spiegato appunto altri punti cruciali della piattaforma. Naturalmente vi lasceremo il link in descrizione se volete approfondire. Scorrendo sotto si può scaricare il white paper ed eccoci qua giunti alla roadmap. Nel primo quarto 2021, quindi adesso, sono stati lanciati i nodi di IOTS, come avete visto prima. La cosa più interessante naturalmente sarà nel terzo quarto 2021, quando verranno supportati i live streaming. Altra cosa interessantissima, visto che siamo in tema, questo è un periodo molto caldo, arriveranno anche gli NFT. Naturalmente ormai chiunque sta creando NFT, come ben saprete. In più, cosa interessantissima, vogliono anche creare un exchange decentralizzato e degli smart contract in fase beta. Per ora la roadmap si limita al primo quarto del 2022, quindi fra un anno. Andiamo a vedere ora l'IOTS Team. Il team è proveniente da Singapore, eccolo qua. Non vi sto a leggere i nomi perché non sono assolutamente in grado di farlo, mi spiace. Però anche lì, da una breve ricerca, tipo il CEO ha lavorato 20 anni per una compagnia e non è affatto male, è un indice comunque di affidabilità. Diciamo che non sono proprio degli sconosciuti, per fortuna. Come spesso capita nei progetti scam, bisogna fare molta, ma molta attenzione, perché appunto bisogna sempre andare a dare un'occhiata appunto ai profili del team. Nonostante abbiano messo il loro LinkedIn, come vedremo adesso, il CEO non è molto attivo su LinkedIn, anzi, eccoci qua. Come vedete, le sue competenze, almeno qua, è il fondatore di Estrets Pte Ltd dal 2003, quindi sono 18 anni che lavora per questa compagnia che sembra totalmente legittima. Naturalmente sta anche a voi fare le vostre ricerche, andate a dare un'occhiata al team e se sapete qualcosa al riguardo fatecelo sapere. Magari riuscite a scoprire qualcosa di più riguardo al team. Gli advisor invece sono conosciuti, Dejan Horvat di Innovion e il buon Kyle Chassis di Paid, che è andato incontro a alcuni problemini con degli hackeraggi, ma a quanto pare tutti gli utenti sono stati rimborsati, come dicono appunto in questo tweet. Ecco qua che dicono che i soldi verranno rimborsati e rimessi nei wallet come prima del hacking. Naturalmente, se volete rimanere aggiornati al riguardo, vi invitiamo ad andare su Twitter, perché di solito nel mondo cripto ci si muove lì, e su Telegram, anche su Discord, ma maggiormente almeno le grosse compagnie fanno tutto su Twitter e Telegram. Eccoci qua. Come vedete c'è abbastanza hype, perché 30.000 follower non è affatto male per un progetto cripto. E come vi dicevo poc'anzi, ecco qua che 21 ore fa, quindi venerdì pomeriggio, sono usciti su Uniswap e PancakeSwap. Ed eccoci qua su PancakeSwap, come vi dicevo prima, ve lo faccio vedere, ma non sono consigli finanziari, ragazzi. Andate a copiare lo Binance Smart Chain, immagino che tutti voi vogliate pagare poche fees, non vedo perché dovete operare sulla rete Ethereum se potete operare su questa. Naturalmente spedite i vostri bei BNB al vostro MetaMask, dopodiché, appunto, adesso io non ho una mazza qua nel portafoglio perché ho già acquistato. Per trovarlo, appunto, avete copiato di là, come vi ho fatto vedere su CoinMarketCap. Cliccate poi qui sotto Select a Currency, incollate l'indirizzo che avete preso su CoinMarketCap, come già detto su CoinGecko non c'è ancora, ed eccolo qua. Questo è l'IOTS token. Cliccate sopra ed ecco che vi darà poi lo swap. Chi è pratico di questi exchange decentralizzati naturalmente saprà come fare. Poi vi metto in guardia perché sono altamente rischiosi, ragazzi. Quindi tutto a vostro rischio e pericolo. Se chiude domani non ci possiamo fare davvero nulla. Né voi né noi, nessuno di noi, naturalmente. Io non credo che succeda questo, però, non si sa mai. Concludiamo poi con le partnership, Paid Network, come già detto, Innovion, Ruby Capital e BSC Pad.
magari in futuro ne vedremo di più potenti. Poi se avete alcuni dubbi, qua sotto ci sono le domande più richieste, andate a dargli un'occhiata e se volete restare aggiornati dovete mettere la vostra mail qua. Inoltre ci sono tutti i social media, Twitter, Medium, la mail e i gruppi Telegram, quello normale, quindi dove poter chattare con gli altri, e quello dove invece vengono annunciati gli aggiornamenti, che guardando qua comunque contano quasi 7.000 membri, il che non è affatto male. Quindi ragazzi, la nostra gemma per questa volta ve l'abbiamo dato, speriamo naturalmente che sia così, perché come già detto siamo i primi a investire in questi progetti, quindi il rischio è nostro come vostro. In bocca al lupo a tutti, mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto naturalmente, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati. Alla prossima da Rick, ci si rivede sempre qua su Hard Rock Crypto, ciao!